Oggi abbiamo selezionato per voi e aspettiamo peraltro altre indicazioni perché vogliamo stare anche su ciò che analizzate tutti i giorni e ciò che interessa a voi che ci seguite. Comunque abbiamo scelto Interpump. Interpump, uno dei principali gruppi mondiali nel settore oleodinamico, quotato alla borsa italiana negli indici FTSE MIB e FTSE Italia Star della borsa di Milano. Andrea Cartisano, partiamo dall'analisi fondamentale. Allora, quali sono i tratti distintivi di questa società? Allora, devo dire che la scelta è ricaduta su questa società, primo ovviamente per i meriti acquisiti sul campo, però io sono ovviamente un po' legato affettivamente a Interpump perché Interpump è stata fondata da Fulvio Montipò e allora quando anch'io ero un modestissimo proprietario ippico di cavalli da trotto, lui spadroneggiava con la sua scuderia terrareggiana, per cui diciamo che è una persona a me cara, ma attenzione, è uno dei più grandi imprenditori italiani degli ultimi 50 anni, quindi parliamo veramente di un mostro sacro, anche se magari non appare molto sulla stampa, non è ovviamente un uomo mondano, però è grandissimo imprenditore. Perché ho ovviamente accettato di buon grado di parlare di Interpump perché comunque bisogna anche spiegare l'andamento incredibile che ha avuto il titolo dai minimi della prima pandemia, ovvero il 23 di marzo ha fatto 19,38 e poi è andato a fare un nuovo massimo storico il 7 di gennaio a 42,1, quindi ha fatto oltre il 100% in meno di un anno. Allora, la prima considerazione da fare è che meritatissima peraltro, ma Interpump è una di quelle società che ha un consensus altissimo di mercato. Cosa significa? Che abbiamo fatto l'esempio anche la settimana scorsa su Amplifon. Sì. Ci sono società che comunque il mercato tendenzialmente vende mal volentieri o comunque compra sempre con entusiasmo, certe volte anche al di là dei propri meriti, soprattutto questo riguarda secondo me Amplifon. Interpump la giudico una società molto meglio posizionata a livello di fondamentali, però perché ha comunque adesso iniziato una fase di correzione? Perché pur avendo avuto una riduzione di fatturato e di conseguenza di EBIT e utile netto inferiore rispetto ad altri titoli industriali, comunque quello che più conta è che nell'ultimo dato in nostro possesso, che sono i primi 9 mesi, l'utile netto rispetto al 2019 è passato da 135 milioni a 103 milioni. E ovviamente questo ha inciso a monte su tutti i parametri come il fatturato passato da poco più di 1.954 milioni, l'EBIT da 189 milioni a 148, l'EBITDA da 240 milioni a Sì. 212. L'unica nota, diciamo, migliorativa è quella che riguarda l'indebitamento che è calato da 383 milioni a 310, avendo un cash flow veramente notevole nei primi 9 mesi di 148 milioni. Perché era fisiologico che il titolo correggesse? E qui dobbiamo sempre tornare al discorso della capitalizzazione. Agli attuali prezzi di mercato il titolo vale circa 4 miliardi di euro. Sul bilancio 2019 corrisponderebbe a un price earning di circa 27 volte gli utili. Ipotizzando quest'anno una riduzione dell'utile, per cui saremo circa sui 130 milioni, che cosa succede? Che il price earning si alza subito poco sopra 30, per cui siccome storicamente un titolo industriale viene considerato a fair value tra 15 e 20 volte gli utili, è per questo che il titolo sta iniziando, ha già iniziato una fase di correzione che definisco appunto fisiologica, che a mio avviso dovrebbe portarlo fino in area 35. C'è un'ulteriore motivazione
al fatto che il titolo stagnasse sempre sui massimi, perché comunque la società ha varato un importante piano di buyback. Come dico sempre, è sufficiente andare sul sito di Borsa Italia nella sezione notizie e vedremo che, per esempio, nel mese di dicembre la società ha comprato 140.000 azioni, a novembre probabilmente ne ha comprato anche di più, per cui comunque ha sostenuto i corsi ed ha contribuito al bellissimo rally partito appunto dai minimi toccati nella prima fase di pandemia del Covid. Quindi azienda veramente gioiello, però per chi vuol fare un investimento di medio-lungo periodo, il mio consiglio è di aspettare area 35 per un ingresso. Ottimo Andrea, queste sono le nostre storie di borsa, abbiamo visto anche graficamente naturalmente Interpump Group, oltre ad aver approfondito le questioni fondamentali. Se volete avere informazioni su altre società, noi siamo qui e dedichiamo spazio anche e soprattutto a questo, non si può prescindere dall'analisi fondamentale.